mio, puntata numero 7. Buonasera a tutti e bentrovati in compagnia di un make-up artist internazionale, Boris Kavlina. Caro Boris. Caro Gianni. Per fortuna siamo amici, io e te. E meno male. Altrimenti, trovarti sarebbe stato impossibile. Ma dai, non esageriamo. Comunque, stiamo un po' per strada. Do Dovresti mettere una segreteria di stato perché veramente trovarti non, in, non giro, siamo in giro per il mondo come sei è difficilissimo. Quanti viaggi fai all'anno, più o meno? Allora, ti dico così, solamente torniamo 24 ore, mi sono alzato a Vienna ieri, sono andato a Francoforte a lavorare, sono atterrato a Milano ieri sera, eccomi oggi qui, mi fermo 3-4 giorni, parto per Hong Kong, rientro, rimango un giorno, parto per Dallas, poi per New York, probabilmente L.A., e poi rientro questa è la vita del make up artist o è la vita del direttore artistico di una grossa azienda come Gotta cosmetics per la quale tu lavori allora c'è un po' di tutto naturalmente perché comunque già da 26 anni che ho una carriera internazionale come make up artista quindi professionista libero che mi porta da dovunque poi naturalmente questa meravigliosa questo viaggio creativo professionale anche umano che, che sto facendo mh, come parte di, di famiglia di Gotta che prima di tutto davvero mi, mi onora molto, uh, è anche impeg ben impegnativo perché viaggiamo, abbiamo il privilegio di avere davvero clienti uh, dappertutto, in tutto il mondo. C'è ancora un paese del mondo che non hai visitato? Come no, spero di arrivarci, ma c'è un po'. Come direbbe la curatrice del nostro programma, Tassetti Orietta, si fa presto a dire make up artist, ma cosa fa un vero make up artist come te? Allora, io penso che un... Guarda, non è difficile, penso che ci sono tante persone che sanno truccare, che non gli rende un buon truccatore, prima di tutto un buon truccatore è un psicoanalista, un, un, una, un babysitter, un miglior amico, una persona di fiducia, una persona che crea una, una zona, una oasi di, 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 di pace assoluta, di serenità, di benessere, un posto dove si incontra e trova la bellezza che si porta poi lì dove giornata porta questa donna ma anche quello ancora più importante che per me è il vero scopo del trucco dove si eh, trova il coraggio di affrontare quello che ci aspetta quindi una un'autoestima non avuta una ora prima un buon truccatore regala a una donna una una nuova autoestima che lei davvero non aveva, quindi eh, che le permette di dare il suo meglio nel corso del resto della giornata. Questo Boris è dal punto di vista dell'attitudine, quindi dal punto di vista qualitativo, tu dici: un bravo make-up artist dovrebbe avere tutte queste caratteristiche. Molto di più che saperlo. Perché imparare a truccare, magari una, avere una buona mano. Non è anche facile, si deve coltivare anche questo talento. Ecco, questo qui è un punto che a me interessa molto. Perché il messaggio che cerchiamo di far passare, soprattutto ai ragazzi giovanissimi che ci seguono, è che lo studio in qualsiasi settore si voglia operare è fondamentale. Boris Cavrina come è arrivato dal punto di vista professionale, proprio strettamente eh, tecnico, artistico, a diventare il make up artist che è oggi storia a parte davvero? 35 anni fa, quindi a mia età di 13 anni. Cioè, prestissimo, caso. giovanissimo. Eh, uh, per caso, grazie a un'amica di scuola, migliore amica di scuola, vicina di casa, che parte con un taglio di capelli. Questo nel tuo paese di origine? Sì. Precisamente. Croazia. Croazia, perfetto. Quindi uh, lì che era ovviamente un taglio di capelli di successo che pochi giorni dopo, uh, insegnanti di scuola, le altre amiche, mamme delle mie amiche, Iniziavano ad arrivare a me come clienti, ma non mi sono fermato lì perché mancava qualcosa, quindi io ho iniziato a giocare con trucco con lei. Anni passano, io facevo questa cosa quasi quotidianamente perché era un istinto, era magari destino, per quanto io studiavo pianoforte, poi ho fatto la scuola di medicina, poi eh, mi sono iscritto all'università a studiare chimica, ma alla fine nutrivo questa passione che mi ha portato a decisione di smettere di studiare di andare a Parigi, scuola ufficialmente, imparare ancora qualcosa e poi pian piano con tantissima pazienza, con tantissima volontà e passione, investimento di lavoro, anche lavoro gratuito, all'inizio io per il primo anno della mia carriera che era 26 anni fa sono stato pagato due volte, ma ho fatto investimento di lavoro per far vedere alle persone quello che sono capaci e poi grazie a Dio sono tornati Uh, magari essendo contenti, e viaggio, parte prima di tutto. Nel campo di bellezza, che è mio, mia passione, quello che ho deciso di fare, per quanto ho fatto anche film uh, abbastanza importanti. Ma uh, bellezza è quello che mi appassiona. Allora vediamo questo percorso di vita come ce l'hai raccontato tu, come ce l'hai proposto: vediamo. non solo professionale e artistico. Cosa ha portato al giorno d'oggi come trucca. Boris, Cavlina, Vediamo le sue eh, modelle e eh, le ragazze che si trova a truccare. Qui cosa stiamo vedendo? Allora Boris? un servizio fotografico sì? da Milano, un editorial come dicono, quindi storie di bellezza e di moda uh, che poi escono nelle, nelle riviste. Quindi uno vediamo un'altra un delle... foto Paolo, per avere un altro esempio ecco, quindi... io trovo che questo trucco io che non me ne intendo per nulla credo che il trucco di questa ragazza lo dicevo oggi ai miei collaboratori sia di un'eleganza e di una signorilità pazzesco Grazie. come si ottiene un'eleganza del genere? Uh, questo è tanto ispirato dal look di anni 60 quindi Chelsea Girl, questo occhio molto importante con della, poi naturalmente un viso che mi ispira perché Ogni, ogni, ogni viso è un viaggio per sé, vedere una donna e nel lei riconoscere qualcosa che davvero la distingue. Importante, io parlo adesso come truccatore, è importante innamorarmi di qualcosa in quel viso che è il mio punto di riferimento, quello che vorrei celebrare con quel trucco in quella donna. Sempre torno a qualcosa che ha detto anni 70. Quindi tu borghese. dici, il lavoro inizia già prima di cominciare tecnicamente a truccare, perché tu vai a ricercare devo un qualcosa. Assolutamente, io vado in questo processo creativo. E in questo viso devi trovare qualcosa Ve, guardo, da valorizzare più di, di qualcos'altro? Guardo questa tela che sta avanti di me, ma già mi offre qualcosa, devo trovare il suo migliore, devo innamorarmi di questo e parto lì se non è magari un altro concetto dove idea comunque già in anticipo viene creata da, grazie a fotografo, regista, art direttore, quello che è... Uh, ma torno a quello che volevo dire e penso che un messaggio importantissimo è una mia piccola mantra che sempre mi ricordo. Ho letto anni 70, quindi tanti anni fa, Principessa Borghese ha detto una cosa che per me sono parole sante. Si è rivolta a tutte le donne e ha detto... Uh, Siate se stessi, trovate il suo look, trovate i suoi colori, uh, non cercate di essere qualcun altro, non esistono donne brutte, esistono solamente donne che non si conoscono abbastanza. Quindi la donna che non regala a sé una, un, una quantità del tempo di rispetto e di riconoscimento di se stessa quotidianamente, quindi che non coltiva sua bellezza, per quanto lei magari nei suoi occhi neanche non si riconosce talmente bella, ma non è vero, perché lei avrà un occhio bello, un labbra, un naso, ma magari anche grande, ma bellissimo, pieno di carattere, c'è qualcosa che può essere affascinante. È per questo che dicevi che il truccatore deve essere anche un po' psicologo, perché questo non fa riferimento... A, a dei concetti psicologici Capire fondamentali. La debolezza, magari eh, darla una mano, eh, togliere queste debolezze, nasconderle e poi farla vedersi bella alla fine, perché io nel corso della carriera ho, opportunità, ho avuto opportunità di lavorare con le donne, magari quindi anonime, chiamiamole normali, quindi donne con, che svolgono una vita normale, madri, casalinghe e così via, che... Si sono trovate da me per qualche ragione, magari qualche occasione importante nella vita. E poi donne che davvero sono sempre avanti della camera di ripresa, palcoscenico, quello che è il loro mestiere. Ma ho capito una cosa, che tutti siamo uguali perché tutti abbiamo nostre debolezze, nostre insicurezze. E tutte loro arrivano e ugualmente insicure a me di mattina e poi... Quando dico, acquistano magari questa forza, questo coraggio e questa autoestima di nuovo, poi diventano quel prodotto per quale sono conosciute nel mondo. Vediamo qualcos'altro, Boris. Allora, sì. mi interesserebbe sapere, ecco di questo volto che mi ha colpito in maniera eh, particolare, cosa hai cercato di, mh, di valorizzare. Allora, questa bocca è irresistibile. Questa bocca, è davvero. È una meraviglia. Tanto gli occhi sono belli per te, ma ci voleva la bocca proprio perché è suo capitale è un viso comunque angiolesco, una piccola, una piccola Monica Bellucci, per dire: uh, grazie a Dio, questo per caso, una davvero una bellezza siciliana, una, una ragazza italiana, che uh, cos'altro dire quando la vedi, dovevo farla così quindi, bocca doveva un, un look di Hollywood anni 40 che torna e che è molto presente, molto moderno come oggi, perché è uno dei look più presenti sul tappeti rossi. Sul, e a proposito di Hollywood e delle star che tu citavi prima, pregherei il nostro Paolo di mostrarci il backstage di alcuni eh, personaggi importanti e famosi che il nostro eh, Boris ha truccato. Qui dove siamo? Ah, allora, siamo praticamente sul tappeto rosso della sfilata di alta moda di Christian Dior a Parigi, Fantastico. perché io sono truccatore anche personale di Cheng Zi, quindi la geisha famosa, sì. attrice. Questa ah, è questo sempre lei. è sempre Parigi, questa è, è Mina Ciumula, una delle top modelle più, più importanti che conosciamo, magari il viso riconoscibile. Qual è la difficoltà? Qui, qui dove meravigliosa siamo, Tatiana Patiz che adoro, che è davvero una, una delle prime sei top modelle del siamo mondo. Siamo sempre sul tappeto rosso qui. Sempre, meno male. Uh, meravigliosa, adorata amica e cliente Lisa Robertson, che è una conduttrice televisiva americana. Sì, sì. Allora, non devo dire niente. Jane Fonda, che è davvero una delle esperienze professionali, anche umane, per, per me più care, più. più Preziose perché è davvero tanto brillante come persona quanto professionista, questo è un set di una campagna pubblicitaria. Vedendo queste foto molti potrebbero pensare: chissà quanto è difficile per Boris truccare queste donne che si immaginano, perlomeno nell'opinione pubblica, così esigenti, ehm, così attente al loro look, visto che con l'immagine lavorano. Trovi che ci sia molta più difficoltà nel truccare loro che nel truccare quella persona che tu citavi prima come la donna che fa una vita normale di tutti i giorni? Qualsiasi donna ho avanti per me è responsabilità uguale aspettative sono di, uguali che si, che si tratti di un'impiegata o che si tratti di... Assolutamente, io la prendo lo stesso io sono grato per l'opportunità di lavorare con le donne importanti, meravigliose, famose così che davvero è un prestigio e un onore questo mi onora ma responsabilità loro alla fine, dico, aspettative sono identiche, una donna continua la sua vita, magari va a sposarsi quel giorno, va a una cena, va a teatro o va a tappeto rosso importantissimo. Uh, prodotto, magari un prodotto non viene visto dai milioni delle persone, l'altro forse sì, ma devono essere uguali, devono, io non devo deludere nessuno e nessuna. A proposito di prodotto, sì. vorrei eh, spendere e impiegare questi eh, pochi minuti che ci restano a chiudere la trasmissione per parlare del tuo lavoro come direttore artistico di Gotta Cosmetics. Sì. Quanto è importante per te e per voi la ricerca scientifica sul prodotto perché sia un prodotto di altissima qualità? Quanto Ott impiega in percentuale? Caro, ottima domanda perché soprattutto noi ne nella casa di Gotta, che abbiamo un DNA davvero... Perché Gotham nasce come un'azienda di, di prodotti di cura di pelle, sì. che poi pian piano introduce colore, quindi non abbiamo mai dimenticato da dove siamo provenuti. Quindi la quindi base è sempre l'attenzione certo. alla pelle: quindi, prodotto la che cura adesso... della pelle. Assolutamente, oggi comunque siamo, io sono felicissimo di far parte di questa azienda perché comunque la vedo come, sempre l'ho vista prima di essere entrato lì, la, la vedo come un'azienda molto visionaria, davvero avanti del tempo. Quindi siamo nella nuova generazione del trucco che non è, e sarebbe troppo banale fare solamente colore che viene introdotto sul viso e rende una donna bella. No, nuova generazione sono prodotti che a lungo andare prevengono le rughe, che ha, hanno tantissimi eh, attivi, che davvero curano la pelle contemporaneamente, dico per il futuro. Quanto danno un, un risultato immediato di, di, di una bellezza stiamo immediata? Qui stiamo vedendo ad esempio uno dei, dei chimici o dei certo, responsabili della ricerca è, è così che una... nei laboratori della vostra azienda quotidianamente cercano di migliorare il prodotto Beh. con l'obiettivo finale che tu poc'anzi stavi dicendo, Guarda, cioè io avere magari cura posso sognare e allo stesso prodotti. tempo dare colore. Io po posso magari... Segnarmi belli prodotti che poi comunico alle persone capacissime. Perché le mie idee assolutamente non valgono niente se non sono persone dietro che sono capacissime di tradurle in un, 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 un prodotto concreto che non solamente è che questo prodotto davvero fa senso nella vita di un, quotidiana di che, che, che davvero convive bene con stile di vita delle donne di oggi. Quindi, poi c'è ricerca. O magari l'idea proviene da me, ma anche tutti questi chimici eh, che lavorano, loro fanno la loro ricerca davvero molto molto intensa, nuova collezione è piena dei davvero nuovi ingredienti esotici, molto molto attivi, molto molto di, di cutting edge, proprio di, per dire così, che hanno effetti di, di, al, di altissima potenza e, e, e quindi trattano pelle in modo, modo migliore. Uh, sono formule che soddisfano anche le donne più esigenti, tanto quanto le, eh, le donne magari con aspettative... Ecco, minori. io qua ti volevo, intervistarti è bellissimo perché tu riesci sempre a passarmi la palla per introdurre la domanda più importante. Sul mercato oggi si trova di tutto, dal trucco che costa pochissimo a quello che costa l'ira di Dio e per certe donne è eh, inavvicinabile. Allora... La differenza di prezzo, come sì. si spiega? Nel senso, segna così tanto la differenza di qualità del prodotto? Grazie a Dio, eh, ti garantisco che anche le formule, anzi i prodotti che costano di meno, sono prodotti di altissima qualità. Tanto posso parlare di quelli che nascono in casa nostra. Uh, c'è un packaging, c'è marketing, che sono... si paga una macchina che vende un prodotto uh, per aziende molto di prestigio magari c'è qualcosa un, un ingrediente molto raro davvero per sé già molto caro che risulta poi con un prezzo anche più importante ma insisto che personalmente a me mi sta molto a cuore il fatto che anche prodotti uh, che hanno un prezzo molto accessibile che arrivano a un mercato più ampio hanno, hanno, danno risultati ottimi, sono tanto beneficenti per la pelle perché io sempre sono avvocato che bellezza è diritto di ogni donna. Quindi odio qualsiasi forma di discriminazione. Questo è fantastico: perché discriminare una donna per sua età o per suo potere economico è un diritto che una qualsiasi donna e ogni donna acquista nel, nel momento della nascita Quindi di il essere bella. Quindi prodotto molto costoso che cosa dà in più? C'è un qualcosina che dà in più? C'è il diritto forse. di bellezza c'è magari un bellissimo packaging, c'è magari un pigmento qualcosa dentro che magari lo distingue un po' assolutamente, io non anzi, non parlo contro, perché noi anche creiamo prodotti di, di, che poi risultano questi prodotti molto importanti con uomini stra importanti ma eh, fatto è è un rito, arriva un bellissimo packaging, arriva ad avere un'esperienza, magari a livello psicologico, che poi anche vale quei soldi, e poi anche prestige, di un nome che siamo tutti vittime del, del uh, prestigio oggi. E vogliamo tutti avere qualche scritta sulla maglietta così? Che distingue rispetto Assolutamente. È una parte di un sogno che magari non è acquistabile. Perché quante donne si possono permettere una giacca di un dioro, non un Chanel? Ma un parte di sogno, una bottiglia di profumo, un rossetto. Sì. Quindi anche sono pronto di pagare. E se vende, si vende anche quel sogno? Penso che tutti, a cominciare da me, staremmo qui ad ascoltarti eh, fino a stanotte, anche rincorrendoti mentre vai ad Hong Kong. Ma come vedi, il countdown impietosamente Dio. segna zero. Ci siamo appena riscaldati. Quindi eh, ti devo strappare la promessa: quando sarai rito di ritorno, non dico da Hong Kong, ma da qualche altro viaggio che fai in giro per il mondo con i tuoi 200 numeri telefonici, che non so mai quale numero chiamare, eh, che tornerai a trovarci. e eh, soprattutto Volentieri, per approfondire quest'ultimo concetto perché quando io dico alla fidanzata, ma scusa, vai, non puoi andare al supermercato a comprare il Rimmel, ma no, sei il no, al supermercato sì. allora tu la devi convincere adesso quando esci e la incontri Guarda, nel noi, corridoio. Io ti dico, perché noi da una parte siamo orgogliosissimi di, di creare prodotti per queste aziende importanti, per, certo, se posso dire, Staloda, anche. Laura Messier, tutti quanti, quindi assolutamente eh, siamo orgogliosissimi, ma dall'altra parte, tra i nostri clienti, soprattutto qua in Italia, un chicco che ha fatto un, una rivoluzione, una, ha educato una nuova generazione eh, delle ragazze giovani, certo. eh, proprio gli ha dato opportunità di, di, di assomigliare alle loro idoli de, de, sì, de, sì, delle certo. MTV certo. e cose del genere. Davvero hanno fatto un, un concetto geniale colpo. Eh, stiamo lavorando con loro, siamo orgogliosissimi. L'altra azienda che davvero ha scritto la storia di bellezza italiana, importantissima, Uh, a me molto vicino al cuore, Debora, certo. fantastica. Quindi loro hanno, fanno prodotti, anche noi siamo felici di dargli una mano, creare prodotti davvero di ottima qualità, ma accessibili e permettere a qualsiasi ragazza o donna, qualsiasi età, di arrivare a suo più bello. A proposito di Deborah rimando tutti i nostri spettatori alla puntata numero 4 di Piacere mio, dove abbiamo intervistato Martina Avanzi che, che per Miss Italia 2013 si è presentata con la fascia di Miss Debora Lombardia. Grazie che infinite bello. Boris, claro, grazie, grazie, grazie mille di essere venuto a trovarci. Grazie. Ti prego torna perché hai tanti Volentieri. segreti da svelarci che non abbiamo svelato oggi, ma che tante donne vogliono assolutamente conoscere con piacere. per come dici tu realizzare il loro sogno e magari arrivare a somigliare sempre di più ai loro è idoli. Possibile. Grazie infinite a voi per averci seguito, ci vediamo la settimana prossima su Seila TV, canale numero 3 Piacere mio, con Andy Fumagalli e con il laboratorio artistico Fluon. Ciao!